Allora, questa qua era dell'altra camera d'aria, sì. Cosa facciamo? La quella gliela fai sciogliere sotto la lingua lentamente. Mettigliela sotto il palato e la fai sciogliere piano piano. Pompa ragazzo, pompa, pompa! Allora, vediamo lo maestro all'opera. Che non solo ci insegna la tecnica, anzitutto bisogna trovare dov'è il buco nel cerchio. Il buco nel cerchio va tenuto sempre lato ombelico. Qual è l'ombelico? È questo. Si piglia la valvola, si ficca così dentro, si inizia a mettere dentro tutto, così, la metti dentro, zacchete, 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 e poi che cosa fai? Spingi dentro e metti il labbro della valvola e poi lo rispingi fuori. Perché codesta cosa? Perché se tu tiri questo, il labbro dello pneumatico non entrerà mai dentro. Poi, quando ce l'hai qui, incominci a spingere dentro fino a qua. Quando inizi a sentire un po' duro, cosa fai? Prendi questo, parti da qui e incominci a tirarla da questa parte. Lo fai un paio di volte di qui e un paio di volte di qui. Che spettacolo. È fatto, ragazzi, è fatto. Questo me l'ha insegnato gli amici della Puglia. Basta. Quelli, la sua, forse sono quello perché minchia, minchia, la sua la vuole nera, la vuole nera, la sua. A posto. Poi io però non pompo, quindi tu hai bucato, okay. Chiappa la pompa e pompala bene. E pompala bene. Deve tallonare di nuovo.